Ciao, oggi voglio fare un video risposta a un video molto carino che si chiama I Love Blush, è stato fatto da Everywhere Love, una ragazza che seguo da tantissimo e fa dei video molto carini. E saluto. Ciao. Scusate. E niente, ho fatto questo video molto carino con varie domande sui blush, visto che ne ho tanti, ho deciso di fare un video risposta giusto per farvi vedere quello che ho. E le relative domande. Allora, la prima domanda è quanti blush hai? Allora, questi sono tutti i miei blush. Adesso ve li faccio vedere un pochino meglio. Sono questi qui, vedete, ne ho 4 della Elf, ce ne sono 5 della Neve Makeup. C'è anche uno della Elf Minerale. Questo è un sample che mi è stato inviato con uno scambio. C'è questo qui della Sleek, questa è una cialdina bivalve della nella Madina, c'è il blush mousse della Essence e quello di Kiko. Questi sono tutti i miei blush, quindi ne ho parecchissimi. Ho attraversato un periodo molto difficile dove ero fissata coi blush. Poi, allora, il primo blush che ho comprato. Allora, il primo blush che ho comprato, devo dire che io fino a 2-3 anni fa, insomma, poco prima di aprire il canale, non avevo mai usato un blush in vita mia, giuro. Quindi il primo blush che ho comprato è questo qui. Io praticamente mi sono avvicinata al blush con Neve Makeup. Ho comprato questo qui e è creamy. Penso che sia stato anche uno dei primi ad uscire, presumo, della Neve Makeup. E comunque è quello più discreto perché avevo paura di sembrare un clown, quindi ho comprato questo. Questo è il formato quello normale ed è praticamente un rosa pesca abbastanza discreto. E devo dire che tempo fa avevo fatto un video su questo blush perché col tempo io già questo ce l'ho da 2 anni e credo che non finirà mai. Lo darò a mia figlia perché è veramente grandissimo. Feci un video tempo fa perché ho notato che questo blush ha cambiato colore. Comunque il colore è questo qui, quello di ora, ma in realtà non era così, era molto più sul pesca. Vedete che a parte neanche si vede. Cioè si è elevata molto la pigmentazione, in poche parole. Come vedete è quasi un'albicocca dorato, mentre in realtà era più un rosa. Non si vede quasi più. E devo dire che non lo uso tanto perché avendo cambiato colore è diventato quasi un illuminante. Quindi non so, io l'avevo già detto in un video, fatemi sapere se anche voi avete notato questa cosa del blush minerale. Quindi quelli dopo che ho comprato, ovviamente li ho comprati tutti sample per risparmiare soldi almeno per usarli. Quindi questo è stato il primo blush che ho comprato in vita mia. Poi il blush più nuovo. Allora, il blush più nuovo è questo qui, che è questa cialdina di Madina che mi è stata inviata da una ragazza con uno scambio. E è questa qui, Madina Beauty Belletto Blush numero 44, ed è praticamente una cialdina bivalve, cioè vedete che ha. Adesso l'apro un attimo. Ok. Vedete che ha praticamente tre colori, che sono un colore albicocca, un colore un po' più sul rosa e un color quasi malva. Questo è il colore. Quindi si può usare o il colore singolo oppure mischiarli tutti e tre col pennello e vengono dei colori molto carini fuori. Ancora non l'ho usato perché è veramente nuovissimo. Ma c'è una luce tremenda oggi. Comunque il colore. I colori, l'avete visto, sono quei tre lì, si può usare come uno vuole. Allora, sinceramente il prezzo non ve lo so dire perché essendo stato fatto con uno scambio non ho idea di quanto costi e se c'è più. Non credo che ci sia più, non lo so. Quindi questa è la cialdina bivalve di Madina, il blush più nuovo che ho. Poi la marca di blush preferita. Allora, la marca di blush preferita è sicuramente Neve Makeup, come potete vedere. Perché ha dei colori molto vari. Mi piace perché ha comunque questo formato piccolino, soprattutto sono minerali. Come prezzo, quelli piccini mi pare costano 3,90 euro. 3,90 euro, sì. Sono questi piccolini qui. Vedete, sono sample.
E niente, mi piacciono molto perché la maggior parte dei blush sono quasi tutti shimmer e io adoro, devo dire, i blush shimmer. Non vado tanto d'accordo con quelli opachi, è molto raro che li usi. Ho quasi tutti quelli shimmer, non ovviamente esagerati. Ne ho anche alcuni parecchio sbrilluccicosi, parecchio dorati che uso moltissimo d'estate, però anche d'inverno mi piace dare comunque un tocco di luminosità al viso, mi piace molto. Poi il blush rosa preferito. Allora, il blush rosa preferito è molto difficile da dire, effettivamente. Però devo dire che mi piace molto questo qui di Elf, che è della linea Studio e si chiama Tickled Pink ed è un rosa. Questo è uno dei pochi matte che ho. Ed è un rosa abbastanza naturale. Abbastanza chiaro che sta bene con praticamente tutti i tipi di trucco, vedete? Vedete un cacchio perché c'è una luce di schifosa. Comunque è un blush matte, abbastanza discreto. E questo qui per essere un blush matte mi piace, comunque va caricato un po' perché non è tanto pigmentato questo. Ora non vedete una mazza perché c'è una luce che veramente oggi non so cosa fare. Comunque, questo qui è il Tickle Pink, costa 4 euro e sono della Elf. Ed è quello matte comunque. Mentre un altro che mi piace molto, che è comunque sui toni del rosa, è allora, dove sta? Questo qui. Non è proprio rosa. Non sto facendo un casino di quelli che proprio non. Eccolo. È questo qui che è quello di Neve Makeup. Vi faccio vedere prima il nome. Si chiama Cocktail. Ed è un blush secondo me molto carino, rosa. Vi faccio vedere meglio il colore se riesco, pregando che la luce abbia pietà di me. Vi faccio vedere anche lo swatch. Questo è un rosa baby, diciamo, con dei riflessi argentati ed è molto molto carino. Questo è parecchio sbrilluccicoso, però devo dire che mi piace un sacco. Vedete, è proprio un rosa baby, molto pigmentato. Questo mi piace molto, davvero. Ok, e questo ho detto il sample, è un sample di Neve Makeup. Poi, altra domanda. Il blush pesca corallo preferito. Allora, blush pesca corallo preferito è senza dubbio questo, che fa parte della Elf Contouring Blush and Bronzing Powder, che è questo duo dove c'è sia il bronzer che il blush ed è praticamente come si chiama? L'imitazione del non mi ricordo, orgasm della NARS, qualcosa del genere. Il colore è questo. Adesso vi faccio vedere anche lo swatch, anche se penso che sia abbastanza, anzi, molto conosciuto. Sì. Ed è questo qui. Questo è veramente molto pigmentato invece. Questo mi piace molto, soprattutto anche abbinato al bronzer perché assieme li trovo molto adatti, insomma, che si combinino veramente molto bene. Quindi mi piace molto. Poi blush minerale preferito. Allora, blush minerale preferito è veramente dura perché quelli di Neve Makeup mi piacciono assolutamente tutti. Quindi, però direi che è questo qui, sempre di Neve Makeup, ed è questo che è Manhattan. Questo è stato, non è stato un acquisto, ma è stato uno scambio con una ragazza che non c'è nemmeno più il suo canale qui su YouTube, mi dispiace molto. Ed è un colore, diciamo rosato con molti brillantini, però tendente al bronzo.
Vediamo se riesco a farvelo vedere. Questo qui. Vi faccio vedere anche lo swatch. E anche questo mi piace tantissimo. È un colore molto bello, tende veramente molto al bronzo. E anche questo è parecchio pigmentato, bisogna stare attenti per evitare di sembrare un clown. Eccolo qui, vedete che è molto molto bronzo. Questo qui è Manhattan, questo è il mio blush minerale preferito assolutamente. Un anno fa avrei detto che era creamy, ma essendo cambiato completamente il colore non posso dire più la stessa cosa perché diventa tutta un'altra cosa. Poi, blush in mousse o in crema preferiti? Allora, io blush in crema, mousse preferiti. Dunque, ho questi due che sono questo della Essence, che è il Soufflé Touch Blush, che è uscito da pochissimo, e questo della Kiko, che è il Water Blush Cheek Stain, che è uscito l'anno scorso nel colore 02 Mandarin Fizz, mentre questo è nel colore Fresh Apricot 010. Allora, questo è un colore molto aranciato, quasi color melone, molto bello. Però da quando ho provato questo mi piace un sacco. Vi faccio vedere il colore anche se l'ho fatto vedere in un altro mio video. Ed è questo colore che non c'entra assolutamente una mazza con l'albicocca, come dice il nome, ma è tipo un color abbastanza scuro, devo dire. Può sembrare abbastanza scuro. È un colore quasi bronzo malva. E mi piace molto perché visto così sembra molto scuro. In realtà devo dire che è molto modulabile. Allora, questo è il colore, vedete, però se io lo vado a stendere, vedete che quello picchietto diventa molto molto carino, molto è comunque un po' sull'arancione, però è più sul dorato, sul bronzo, mi piace un sacco veramente. E questo è praticamente un'uscita nuova della Essence. Mi pare ci siano altri due colori molto belli. Questo qui l'ho pagato, mi pare, sui 3 euro e qualcosa. Ed è sicuramente tra i miei due il preferito. Quindi Soufflé Touch Blush. Poi texture finish preferiti. Allora, come ho detto, mi piacciono molto quelli sbrilluccicosi come blush. E adoro quelli in polvere libera, quindi tutti quelli di Neve Makeup e quello di Elf, che sono molto modulabili e mi piacciono molto. Altri preferiti? Allora, altri preferiti da colori molto particolari. Voglio farvi vedere questo qui che avevo fatto vedere tempo fa, forse l'anno scorso, che è della Sleek ed è della collezione Pantao 919, questo. Ora che ho la fotocamera si vede molto meglio di quando lo feci vedere con il cellulare, quando facevo i video col cellulare. Il colore è questo qui. Forse. È praticamente un arancione color proprio arancio. Se riuscisse a farla vedere con... Ecco, ora si vede. Così si vede meglio. Vi faccio vedere il colore. Questo è proprio arancione, arancione, arancione. Anche questo è molto, molto pigmentato. No, io ho deciso oggi di fare questo video ed è una cosa tremenda perché non si vede assolutamente nulla. E non so come fare. Proprio arancione arancione. Adesso voglio farvi lo swatch per vedere se rendo l'idea. Ma io quando l'ho... Allora, io l'avevo visto comunque sul web. E ho detto, cacchio, cioè, un bel arancione forte. Quando l'ho visto che l'ho aperto, mi è pigliato un colpo. Questo è il blush, il colore. Vedete che è proprio arancione. Eccolo, ora si vede stra benissimo. Questo è il colore. Ovviamente voi lo sfumate abbastanza bene, è molto vellutato e non è più così fluido
flash come prima, però vedete che è comunque molto arancione, quindi va. Bisogna andarci piano, però è un colore molto particolare, mi è piaciuto un casino, veramente fantastico, troppo bello. Questo però ovviamente lo uso solo d'estate perché d'inverno mi sembra un po' poco discreto. Vediamo, forse un po' si vedono meglio i colori ora. Forse, boh, vabbè. Cos'altro dire? Ah, un altro che ha un colore molto particolare è sicuramente questo qui della Elf. Che vorrei tanto chiedere ai signori della Elf di fare dei blush più piccoli minerali, perché io mi piacevano tanto degli altri colori, ma non ho intenzione di comprarli, perché come vedete la jar è enorme. Cioè è una cosa assurda, cioè no, è veramente gigante. Cioè, per fronte a quella di Neve Makeup, guardate quanto è alta. C'è un sacco di prodotto, il colore è questo qui, si chiama Plum. Ed è praticamente un color malva melanzana molto molto scuro. E questo devo stare molto attenta quando lo uso perché è, vedete, quasi viola praticamente. E con questo veramente uno rischia di far danni perché è talmente pigmentato che si rischia veramente di sembrare dei mega clown. Vi faccio vedere anche il colore. Praticamente un color malva sulla melanzana, come ho già detto. Il finish è completamente matte, almeno quello, perché è talmente scuro che se fosse anche shimmer sarebbe un casino. Il colore è questo qui, l'ultimo che vedete, quello qui. Ed è molto molto bello, però anche qui bisogna stare attento a non caricare molto perché si rischia di essere ridicolizzati davanti a tutti. Bene, questo allora era il mio video di risposta a Everywhere Love sul video dei blush. Spero che in questo video vi sia piaciuto. Non ve li ho fatti vedere ovviamente tutti, vi ho fatto vedere semplicemente quelli più particolari e ho risposto alle domande. Ci terrei però un attimo a farvi vedere anche questo di blush, ora che mi viene in mente, che è questo qui di Elf. Nel colore Pink Passion, anche questo va usato a dosi molto ridotte perché è questo color fucsia, color bubblegum praticamente, rossetti che vanno ora. C'è anche questo blush, vi faccio vedere il colore. Questo è super pigmentato, vi faccio vedere un attimo lo swatch sulla mano. Questo è assurdo, eh. Questo prima di usarlo bisogna pensarci bene due volte. E usarne pochissimo, però è un colore veramente bellissimo, a me piace un sacco. E ora so che vanno molto i rossetti di questo colore, cioè guardate com'è pigmentato sul dito, bellissimo. Ok, questo è ovviamente completamente matte, so che c'è anche shimmer, ma oddio, non esageriamo. Bene, finisco qui questo video, spero che vi sia piaciuto, un saluto a Everywhere Love, tanti baci e alla prossima, ciao ciao!